Modern Classic, un segmento sempre più in voga che a EICMA vedrà accendersi i riflettori su parecchie novità. A partire da Ducati, che ha rinnovato l'intera gamma Scrambler 800 intervenendo su sospensioni, sella, fari e strumentazione. Triumph risponde colpo su colpo, aggiornando le sue piccole Street Twin e Street Scrambler, a cui regala 10 cavalli in più, ora sono 65, componentistica aggiornata e una dotazione elettronica ancora più completa. A cavallo tra il classico e il moderno, nel segmento enduro, la stessa Guzzi la definisce una classic enduro, c'è la V85 TT. Il motore raffreddato ad aria è solo lontano parente di quelli precedenti, essendo stato riprogettato dai carter alle valvole. Quelli di aspirazione ora sono in titanio. Ed eroga 80 cavalli e 80 Nm di coppia. Anche il telaio inedito e la V85 TT sfoggia anche una nuova strumentazione digitale che può connettersi allo smartphone e svolgere funzioni di navigatore. Restando nel segmento enduro, non si può ovviamente non citare la regina delle vendite in Italia e in Europa. Parliamo della BMW R1250 GS, che porta al debutto il nuovo motore boxer da 1254 cm3, dotato di fasatura variabile, garante di consumi inferiori e prestazioni nettamente superiori. Per vedere e toccare queste e molte altre novità, l'appuntamento è a EICMA 2018 a partire dall'8 novembre.